Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Mattia. Vi ricordate DJI Aeroscope? È un sistema di tracciamento dei droni che è stato presentato da DJI durante un evento a porte chiuse che si è tenuto lo scorso ottobre. Durante tale evento pare fossero presenti anche dei rappresentanti delle autorità. Aeroscope ha l'obiettivo e lo scopo di prevenire incidenti, monitorando il traffico aereo presso infrastrutture sensibili o zone dove è assolutamente vietato volare con il proprio drone. Ha un raggio di azione di 5 km ed è in grado di accedere alle informazioni dei droni DJI. Con l'implementazione da parte di altre case di droni sarà possibile ad Aeroscope accedere anche alle informazioni di droni non DJI. Perché torniamo a parlare di Aeroscope a 2 mesi di distanza dalla sua presentazione? Con l'ultimo aggiornamento dell'app DJI Go è possibile per adesso, per i piloti del Mavic Pro, creare una sorta di targa virtuale di identificazione del nostro drone. La si può fare direttamente dall'applicazione e tra poco vedremo come fare. Perché DJI ha deciso di rendere disponibile questa funzione? Aeroscope è nato per prevenire incidenti. I voli in America non autorizzati presso aeroporti sono aumentati in modo vertiginoso rispetto a quelli registrati nel 2016, e Aeroscope ha lo scopo non solo di evitare che ciò accada e di monitorare il traffico aereo, ma anche di capire se un drone che è in volo vicino ad un'infrastruttura sensibile, come per esempio un carcere o un edificio governativo, sia un drone utilizzato da un pilota in modo amatoriale per realizzare foto, video per piacere, o invece sia un drone offensivo, permettendo così alle autorità di agire e intervenire nel giusto modo e con la giusta misura. Per creare la targa di identificazione virtuale bisogna accendere il remote controller, aprire l'applicazione sullo smartphone e accendere anche il drone. Una volta che tutto è connesso e tutto è acceso, dovremo andare nelle impostazioni principali dell'applicazione. Per accedere al nuovo menu lo potremo fare premendo il tasto in alto a destra, andando poi sul primo tab, quello con l'icona raffigurante il drone, avremo un nuovo setting, ovvero Remote Identification. Premendo su questa nuova voce potremo scegliere quali informazioni condividere con Aeroscope. La prima voce, che si chiama UUID, è il nostro identificativo, è privato e viene associata all'account DJI e quindi al nostro drone. Qui avremo la possibilità di renderlo visibile o meno. Sotto invece troviamo Identification and Flight Information. Qui avremo la possibilità, scrivendo poi nei campi sotto, una volta abilitata la funzione, di condividere la nostra identificazione, come per esempio un nostro codice relativo all'attestato di volo o relativa ad un'autorizzazione particolare, e avremo anche la possibilità di condividere le informazioni relative proprio al volo, quindi magari inserire l'oggetto del nostro volo, oppure la durata, oppure il nostro obiettivo. Una volta poi terminato l'inserimento di queste informazioni, basterà premere su Apply per rendere tutto ciò visibile. Siamo arrivati alla conclusione del video di oggi, spero vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace prima di andare via e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi appuntamenti. Un saluto, ora vi lascio se avete piacere al vlog dedicato ad Aeroscope, lo troverete tra poco nelle schede finali. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!